Porca miseria! Oddio! Mi ha rotto una gamba! Signore! Questa è matta! Stia fermo o sparerò! Stia fermo o sparerò! Poi dovrò chiamare un coroner! E questa l'ha voluta lei! Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti su Gioca con Mike. Ragazzi e ragazze, voglio iniziare con una nuova serie su YouTube. Come vedete sto giocando a GTA 5, e voglio iniziare con questa serie su un server italiano con 5M naturalmente. Oh cazzo, ci stavo sbattendo contro. È un server italiano che si chiama Italian Strange Life. Ve lo metto in descrizione ragazzi, perché è aperto a tutti, può entrare chi vuole in questo server. È veramente molto attivo, ci sono persone molto simpatiche che ti aiutano in ogni momento se hai domande. Io adesso ci gioco da 3 o 4 giorni, però in tutto sarebbero quasi 2 o 3 ore che ci sto giocando. E ho pensato che inizio con la serie di GTA 5, il server italiano ragazzi. Vediamo qua se trovo... No, andiamo a comprare una macchina. Andiamo a comprare una macchina perché... appena ho una macchina naturalmente possiamo già andare a lavorare, perché voglio fare un po' di soldi ragazzi. Ho fatto 14.000 dollari adesso, 14.000 euro. Aspettate, la metto qua la bicicletta. Sì, qua, ok. Compro. Blu, l'ho presa verde. Vabbè, uguale. Allora ragazzi, comunque su questo server si deve mettere la cintura, come vedete sotto a destra sul punto chilometri. Si deve accendere il motore della macchina e si devono accendere le luci ragazzi, perché come detto su questo server è un server roleplay. Significa che su questo server siamo tutti attori ragazzi, e dobbiamo comunicare come veri attori. Quindi mi devo comportare come io sarei nella vita reale su questo server. Quindi mi devo fermare allo stop perché ci sono i carabinieri ragazzi, e se mi beccano naturalmente fanno dei problemi. Allora, adesso devo andare a vedere perché devo andare a prendere vestiti di lavoro. Voglio lavorare da macellaio. Da macellaio. Poi andare qua nella... sarebbe la macelleria pollaio. Devo elaborare tutto, macelleria, confezionare tutto quanto. E dopo che ho confezionato il pollo e tutto, lo devo portare qua in città a venderlo ragazzi. Dura un sacco di tempo naturalmente. Io non è che lascio fare il video, lascio tutto il video come macino dei polli naturalmente. Però cerchiamo di fare un po' di soldi. Adesso però prima che inizio devo andare a prendere i vestiti di lavoro che sono qua ragazzi. Devo andare a prendere i vestiti di lavoro. Si può fare macellaio, petroliere, credo, minatore e qualcos'altro, ma non mi ricordo adesso a memoria. Ok ragazzi, ho fatto adesso con testacoda vietato, speriamo che non c'è pulizia in giro. Ecco qua ragazzi, siamo arrivati al posto dove prendo i miei vestiti di lavoro, perché sennò non posso andare a lavorare in macelleria. Ecco qua, figo come sempre, tatuato. Perfetto ragazzi, prendiamo... il camion di lavoro credo che non ci serve, perché funziona anche con l'auto. Il camion di lavoro normalmente... no, sì. Devo parcheggiare la macchina e poi prendiamo il camion di lavoro ragazzi. Allora, ci stanno i parcheggi qua. Andiamo a prendere il nostro bussino di lavoro qua, il nostro camion di lavoro. Poi naturalmente in futuro, come detto ragazzi, cerco poi di andare ad elaborare la marijuana, a prendere la marijuana, l'erba ragazzi. Ecco qua, perfetto, prendo di nuovo il joystick quando guido. Spero che sono giusto. Se esco di qua, che dici, mi fanno una multa? Vabbè, non c'è nessuno, dai. Andiamo. Non ho visto nessuno, ragazzi, non ho visto nessuno. Ok, ragazzi, siamo quasi arrivati al nostro posto di lavoro. Dopo possiamo prendere il pollo, macinarlo e poi impacchettarlo per andarlo a vendere. Oh, semaforo rosso, verde. Adesso qua dobbiamo stare attenti ragazzi, perché c'era gente in giro. La velocità 80 naturalmente. Non credo che fanno dei problemi per quei 2-3 km all'ora in più. Provediamo. Ecco qua, siamo al nostro posto di lavoro. Mi fai passare? Grazie. Grazie mille, ci faccio il segno.
Ecco qua ragazzi, siamo arrivati al nostro posto di lavoro. Naturalmente, come detto ragazzi, io adesso spegniamo il motore. Ecco qua. Io adesso voglio fare un po' di soldi prima che inizio, perché poi qualche volta vorrei fare naturalmente anche carabiniere qua in questo gioco, su questo server, da fare da carabiniere, perché hanno le auto italiane. Ecco qua, prendiamo i polli. Li prende? Pollo vivo, sotto a destra c'è scritto un pollo vivo. Adesso lui raccoglie il pollo, con 200 polli vivi che li devo macinare e impaccarli. Fanno 100 confezioni di pollo, ragazzi. Con 100 confezioni credo che mi danno 4.000 dollari, forse, più o meno 4.000 dollari. Dato che dura molto a lungo, ragazzi, qua faccio un bel taglio e ci vediamo dopo, ragazzi. Allora, ecco qua, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo impacchettato 161 pollo. Pollo 161. Allora, ciao. Adesso solo per farvi vedere veloce come funziona lavorare, ragazzi. Allora, come avete visto già prima, sono andato a prendere i vestiti di lavoro, il camioncino di lavoro. Naturalmente funziona anche con la macchina privata, però il problema è che credo a caso di roleplay, naturalmente uno va a lavorare con il bussino di lavoro. Allora ragazzi, adesso faccio vedere come funziona. Schiaccio la E. Ecco qua, mi hanno dato un pollo vivo, ragazzi. Questo l'ho fatto 322 volte l'ho fatto. Poi col pollo vivo dobbiamo tagliare le galline. Clicchiamo la E. Con un pollo vivo, ecco, mi hanno tolto il pollo vivo e mi hanno dato un pollo macellato, ragazzi. Dopo con il pollo macellato vado qua e devo impacchettare il pollo in un vassoio, ragazzi. Adesso cacioletta non dovrebbe funzionare perché ho solo un pollo. Ne servono due, credo, no? Ok, me l'ha tolto uguale. Oh, che culo. Allora, adesso ragazzi, mi hanno tolto il pollo macellato e mi ha dato un altro pollo impacchettato. E così, ragazzi, ci ho voluto adesso, cerco mezz'oretta forse, perché devo stare qua. 322 polli l'ho dovuto acchiappare, 322 volte l'ho dovuto macellare, 161 polli mi ha dato impacchettato. Adesso 162 con quello che, con l'esempio che vi ho fatto vedere. Adesso prendiamo di nuovo il nostro bussino, ragazzi. Ecco qua, andiamo a vedere sulla mappa. E dobbiamo andare a vendere naturalmente il nostro pollo, che sarebbe qua. Macelleria vendita. Ecco qua, come vedete ragazzi, la strada è un po' lunghetta, però ci vediamo poi al negozio, ragazzi. Oddio, che è successo qua? Un camion. Ragazzi, qua vanno a sbattere tutti qua dentro. Cazzo fa? Ehi, questo è scema. Carabinieri, carabinieri. Che è successo, signora? Non lo so, ho visto qua il camion incappottato e questa donna credo che è un po' impazzita. Sì, sì. Dora! Calma, signora, calma. Scende dall'auto o se ne vada. Ma le faccio prendere paura io, guardi. Excuse me, can you make room? Si calmi, signora, il carabiniere non scherza. Miche. Non ho neanche paura. Porca miseria. Oddio. Mi ha rotto una gamba. Signore. Questa è matta. Stia ferma o sparerò! Stia ferma o sparerò! Poi dovrò chiamare un coroner! E questa l'ha voluta lei! Credo che... un attimo che chiamo il coroner! Sì, dobbiamo portare questo camion via, sennò qua c'è ancora più... Oddio, un altro incidente!
Strano perché non c'è la motrice, quello. C'è. Non so cosa ci fa qua senza il camion stesso. Puzza come diversivo, ecco. Prova ad entrare. Allora, cucci se parlo, St cucci, stia cucci attento, se parlo. signore, stia attento. Qui niente, qua metterò un paio di barriere, dobbiamo Attenta, l'avevo fare degli chiamata accertamenti. Chi è io. lì? Sono Ah, io, sono ok. io. Il signore che aveva chiamato per il camion qui in Sì, mezzo, che poteva essere ho pericoloso. già. Buonasera. Dovevamo. Niente, qui non abbiamo trovato un. Cioè, sta soltanto, come posso dire, non c'è la motrice di questo camion, capito? Sì, C'è solo soltanto il rimorchio. solo il rimorchio. Quindi ora metterò un paio di barriere. Oh, Ok, cazzo! signore, si calmi, signore. Signore, stia calmo, signore! Porca puttana! Oh cavolo! Oddio ragazzi! Ragazzi, quanta azione! Il mio primo giorno di lavoro! Da macellaio! Magari un pelino in villa, ecco. Signore, Oddio, si è schiantato un signore! signore! Che è successo, Si è schiantato signore? un signore. Oddio. Ma lei non ha Signore. visto il camion, signore? Come in moto? Presumo di no. Forse è Presumo come i non l'abbia notato. pipistrelli, non vede il bianco. Può essere, forse non era neanche del tutto. Non era del tutto sobrio, possiamo dire. C'è naturalmente la donna morta nell'auto. Questa motrice perché Sì, comunque può insomma. essere piena di qualsiasi cosa. Anche da sta cosa. Ragazzi, chiudetevi gli occhi un attimo. Sì. Cazzo, mi ha vestito. Posso, Pure a andate. lui, Non abbiamo poverino. visto L'ha niente. ucciso. Visto niente. Dove vanno adesso? Ragazzi! L'ha sparati a tutte e due e se ne sono scappati! Vabbè, forse vanno a prendere l'ambulanza, forse credo. C'è un medico in giro? Vediamo. Credo che c'è un medico, però tanto non serve, sono morti. Cosa ci serve? Non lo so, forse ritornano. Che faccio? Aspetto. Sinceramente volevo andare a portare il pollo, a vendere il pollo, ragazzi, però. Ma speriamo che non succeda più roba qua, ragazzi, perché. Vabbè, con questa macchina ferma credo che non ci passano, credo che sia a posto. No! La benzina! Cazzo! Non ho visto la benzina! E mo? Ragazzi, spero che ce la faccio fino alla prossima benzina, ragazzi. Se no, addio pollo. Sì, qua ce ne dovrebbe essere una. Là sopra. No! No! Ragazzi, ce la faccio! Ce la faccio! Oddio, ragazzi, che culo! Ce l'ho fatta. Sì. Ah! Oddio, ce l'ho fatta. Ragazzi, che culo della miseria. Mamma mia, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi e ragazze. Siamo finalmente arrivati. Un momento, mi metto qua a posto. Siamo finalmente arrivati, ragazzi. Là c'è il negozio Lucky Plucker. Là cerchiamo di andare a vendere il nostro pollo che ci siamo guadagnati così duramente, ragazzi. Che è successo? L'allarme?
E dico che là poi chiudiamo naturalmente questa puntata, ragazzi. Così scrivete nei comment se vi è piaciuto, se vi piace GTA Roleplay su questo server. Il server, come detto sotto nella descrizione, ragazzi, entrateci anche su Discord. Server molto figo, ragazzi. Le persone sono molto gentili, ve lo consiglio veramente. Allora andiamo qua, mi giro piano piano. Credo che si può fare, eh? Sì sì, non dovrebbe essere vietato, credo. Vabbè, ok. Ecco qua, perfetto. Entriamo qua. Ecco qua, schiacciamo la E. E vendiamo il pollo impacchettato. Quanto mi danno? 40 per pollo, quindi non è male, ragazzi. Guardate come cresce. Come cresce, ne ho ancora 140. Sì, sì, 4-5 mila me li daranno, Perfetto, ragazzi. Come sempre, iscrivetevi, mettete un bel like, ragazzi. Spero che vi sia piaciuto. Ci vediamo al vostro gioco con Mike. Ciao a tutti.